Maurizio Gerini, eccoci qui. Ormai l'obiettivo è praticamente intanto raggiunto perché siamo a Cordova, però dobbiamo fare ancora un piccolo passettino prima di poter salire su questa tanto agognata pedana della premiazione. Parzialmente raggiunto, manca questa ultima tappa che sembrerebbe un po' forma, ma invece è comunque abbastanza dura. Eccolo Pedregà, eccolo lui, il nostro uomo che ci ha accompagnati in tutto questo viaggio. Bueno, è vero cabron? Non ti ha accompagnato dopo della gara, perché nella gara io sono guidato il camion. No, sempre accompagnato. Bravo Pedregà, lo ringraziamo tanto. Grazie. E niente, sembra che oggi comunque sia abbastanza insidiosa, ci sono questi corsi d'acqua da attraversare, queste pozze grandi e molto viscide, ne abbiamo già visto alcune ieri e oggi ce ne sarà molte di più. Quindi bisognerebbe cercare di consolidare quello che abbiamo fatto fino ad ora senza cercare altre cose, senza andare a cercare di fare troppo show, perché comunque c'è tanta gente che ti insida ad ogni curva, avrebbe voglia di accelerare, invece dobbiamo stare tranquilli e nulla. Sì, quello che sembrerebbe è che questa ultima prova, chiamiamola spettacolo, l'abbiano proprio confezionata a dovere per il pubblico, per il numeroso pubblico che è qui, che aspetta e non vede l'ora di vedere i piloti in azione. Quindi occhio alla penna, affrontiamo i guadi non in velocità come uno potrebbe pensare, ma con prudenza, perché ho visto ieri che da sopra i 130-135 in su riesci a planare nell'acqua senza schizzare, senza bagnarti, però non è così, è un po' rischioso, veramente probabilmente crea un muschio o qualcosa, una pattina di uto dove corre l'acqua, è veramente vicino. Quello di panna è una delle tue, come al solito, così a me. La prova dicono sia tracciata su un tratto dove fanno il mondiale WRC di auto, e quindi sono piste velocissime. Bisogna cercare di portare a termine la mezza giornata, che è solo mezza, e poi verso il podio. Bene Maurizio, anche per te un bel pugnetto. Ciao ragazzi, forza e coraggio, ci vediamo più tardi sul podio. Grazie mille, ciao.